Benennitoso. Benennitoso. Tando, oggi siamo si succunzato di vitale, il lode. Lode. Ma, non sanno di mandato, da canto abbiamo sul terreno e poi abbiamo iniziato a coltivare questa spirasa. Sul terreno pilamolo dai sul 1970. E poi abbiamo iniziato a innestare questo spirastro schibivini. Il spirastro lo siamo innestato, però non è per la sarazza. E che il vuole sapere pure. E i terrazzi abbiamo tutto. No, noi abbiamo la sapira sea, sapira lata, sapira vichina, sapira inzino, sapira brutta e buona. Tanto aspiro, tanto aspira in bambo sattere. Ma adesso che bisogno, quale ti piace di più, tia? A me mi piace più il pirinzino che è il primo. E poi beste questa pira impiccatoia che è l'ultima che è, poi non mi dà più il pira. E sa spuosa, a te la mente sa di nuovo la sa piccata spruzzata, se si innesta, per innastare. Sa spuola sa piccata, una parte di altri terreni che abbiamo noi, sì. E una parte mi la sono data tramite amici che mi la sono proposta e la sono piccata io pure. Però se la razza che abbiamo innestato sono tutte sarda, no? Certo. Adesso scritta a me dal decando del minore. Tutta sarda. E di questa spira sa decando del minore, di cosa ti ammenta? Ma ammento che sul pirastro li poniamo sotto a soglio per hacchere. Casi noi non stati mal, non mi masticaiata. Invece poi mi sapirà l'atta, ma te che la rimanica io cambio via condita. E te che rennare scrivi condita? Chi vi condita, chi vi morde morde. Che ne regalo vi beneata? Beneata, ma mi ne metta atta. E te differenzia di questa spira schibamo, so? No? Li spiegamo a Zigo quali sono la differenza che bisogna fra un'esatera. Una differenza mi da metta. Per esempio, per scuola pira, sa brutta e buona che sta durche, bisogna stessa piralva che sta sempre acida, e tanta spira e batta diversa sa là. E sa piralata che ti piace a con te vid dopo? Sa piralata viti durche viti durche, oppure stai a tazzigheddu? No, se vi manicata gai viti acida, però se viti posta, se viti ammordicata, tanto vi durche. No, e qui in pratica, quando vi condita che rendere scriviti già troppo alta e vi ti metta durche. E di questa pira, prima e tende a chi, Azizi? Sa che potiamo non la manicaiano, anzi, la maggior parte non la manicaia che abbia gana. Poi, per la tatra, se per la resta iata, la poniana o in barattolo o si sicaiata. La ponia no, quando si apre in piccatoglia. No, la apre in piccatoglia, l'impiccaiana. Però la ponia a sicare, tipo sicare. No, vi diverso. Vi diversa. A chi ha da vigalu crua che non è l'audiana e a chi ha impiccata. Invece se la traspira la deviamo seccare in duoso e la ponia a sicare su sole. Quando visti questa la vogliana mi nascosti verro dopo. Ah, esi la manica iana dopo. Si la manica dopo. Ed è questa spira, sabà, tu vieni sa che si sicaia, non si poteva sicare. No, per esempio la spira latta non si sicaia che si sono inviata. Vedi, la spira si poteva sicare, la spira sea, la spira rusichina, la spira alva, e tante spira spurbaia. La minoredda, andiamo là. Poi bevete sapira longa che si chiama sicare, che è manna cussa. Però magari vi prusa strinta, prusa, quindi prusa. Si caia per l'estra. Non si caia per l'estra. La puliana sicare, quando la puro fica luata, bene. Ok. Ma questo tipo di pira, no? La scoltivai una prima quando la scoltipizzavamo noi scomo, quindi senza la sabare, senza la bipone mechina. Solo andiamo alla sannoare cosa gai? Prima non si usa, no, non esisteva né abbigatare mechina e né nulla, né alla sabare. Quante una volta che la si innastaiata, no, poi magari la sputtaiana, secondo quanti sono, ma tra la mechina non esisteva mai. Quindi potremmo narrare quante che noi scomo? Noi potremmo narrare che noi si lasciamo con tipi zande. Quante la scolta di Bessaiana Santica. Sì, proprio così. Proprio vai.
Tanto tu e come, te ne pensi di anche, di scappare tu e io. Tanto, Se però. aspira di tutta questa cosa. Però la scompresa è urgente, però come io non ero in italiano, cagai, Va bene. quando idene questa testimonianza mi Ti comprende in più comprendo proprio. spessones. Allora, io penso che la biodiversità che è stata impiantata qui nel nostro terreno, sia con te che poi con il progetto Pomona che stiamo facendo adesso, ha un valore molto importante, in quanto la biodiversità è una parte della nostra cultura e pertanto va tramandata e custodita, appunto. Adesso col progetto Pomona abbiamo ripreso sia le varietà che avevi messo tu prima, sia delle nuove varietà, facendo un campo collezione, quindi un bel lavoro importante che si spera porterà avanti anche un riscontro economico nel tempo, quindi con una commercializzazione con tutte le prove che io adesso sto facendo, tipo le confetture, i liquori o le pere essiccate, quindi tutte le varie trasformazioni dei miei esperimenti. Ma non solo, con il percorso anche didattico che creeremo a breve si potrà anche tramandare la conoscenza di queste pere anche agli altri, quindi tu l'hai trasmesso a me e io adesso andrò a trasmetterlo a tutti gli altri. Però abbiamo sia delle testimonianze in video, delle testimonianze scritte, e così riusciranno tutti quanti anche a capire le diverse tipologie di pere, perché come hai detto tu prima, ogni pera ha la sua caratteristica, c'è quella che è più grande, quella più piccola, quella più succosa, quella più secca, quella più dolce, quella più aspra, quindi sono tutte caratteristiche che non tutti conoscono, che adesso tocca a me a tramandare agli altri. E con questo progetto quindi cercheremo di fare proprio questo. L'importante è tramandare e poi qualcuno, io tramanderò a qualcuno che poi dopo a sua volta tramanderà perché sia portato avanti nel tempo e non si abbia una dispersione di questa biodiversità, come purtroppo negli ultimi anni, anzi no, non negli ultimi anni, fine anni 90, diciamo, si può dire che hanno iniziato ad innestare solo la tipologia, per esempio, di pere abate, che era una pera standardizzata, andando così a perdere le nostre varietà. Però, meno male, come te, anche altri l'hanno vista un pochettino lunga, hanno pensato di innestare alle vecchie qualità, che hanno necessità anche di meno manutenzione. Molto importante anche adesso il discorso di essere custodi della biodiversità, perché poi per tramandare quello che è stato fatto adesso, quando il campo collezione crescerà, propagheremo anche le marce sia nel territorio che anche fuori, no? Quindi riusciremo a dare un nostro piccolo contributo, ecco, alla custodia di queste varietà di pere antiche. Beh, va, però, si zichi molgoisi, non si scurica a me. A salutamoso! Salutamo, e te stai agli scuricate. Salutamo, e hanno invidessamo. Adios!